Come baciare una ragazza? 5 cose da ricordare. Molti di voi queste cose potrebbero già farle, ma alcune no, quindi vediamole assieme. Gli errori da non fare. I principali errori che fanno gli uomini sono: infilare tutta la lingua subito in gola alla malcapitata, rischiando di soffocarla. Iniziare tutto troppo forte in fretta, mentre lei invece ci va con calma. Ricorda che la tensione del bacio deve crescere assieme. Prima di tutto è importante capire che errori non vanno fatti nella seduzione, non solo nel bacio. A questo proposito ti rimando all'ottimo report gratuito Seduzione, i 37 errori più comuni. Cosa non scordare quando baci una donna? 1. Sfiorala e accarezzala prima del bacio. Sfiorare e accarezzare una ragazza genera in lei sensazioni di rilassamento e comfort. Quando sfiori una ragazza, il suo cervello produce ossitocina, un ormone che genera una sensazione di piacevole rilassamento. Per esempio, siete seduti tu e lei e avete entrambi una gran voglia di baciarvi. Come spesso succede, c'è una piccola tensione e un leggero disagio. In questi casi, passare subito al bacio sarebbe un po' troppo brusco per una ragazza perché lei, anche se lo vuole, non si sente completamente a suo agio. Diversamente, se cominci ad accarezzarla, si sentirà molto più a suo agio e abbasserà le sue barriere dovute all'imbarazzo del momento. Ma come accarezzare? Io, per esempio, comincio accarezzando il braccio, poi il collo e infine il volto in un movimento continuo, lento e sinuoso. 2. Avvicinati lentamente. Non fare i cosiddetti baci rubati. Denotano insicurezza e creano disagio nella ragazza che hai di fronte. Meglio se ti avvicini più lentamente, corri il rischio che si allontani. Anche se si è allontanata la prima volta, non vuol dire che lo farà anche una seconda volta, perché avrei aumentato la tensione sessuale. 3. Meglio corti che troppo lunghi. Una cosa che puoi fare è iniziare con brevi baci invece che uno troppo lungo. Per esempio, stai baciando una ragazza e la stai facendo eccitare. Un bacio troppo lungo potrebbe sfogare subito la passione. Invece, stuzzicandola con baci più brevi, aumenterai vertiginosamente il suo desiderio nei tuoi confronti. Infatti, baciandola in questo modo, aumenti la tensione sessuale fino a farla impazzire. 4. Non essere troppo rude e bavoso. Scusa il termine, ma rende l'idea. Quando la baci, non ficcarle la lingua in gola e non usare troppa saliva. Comincia a stuzzicarle le labbra e solo più tardi, quando il bacio diventa più focoso, puoi usare sempre di più la lingua. 5. Accarezzala durante il bacio. Mentre baci una ragazza, prova ad avvicinarla sempre di più a te, prendendola per i fianchi, e poi comincia ad accarezzarla con un movimento su e giù, dietro la schiena. Una ragazza che sente una maggiore presenza fisica si sente più coinvolta e si scioglierà molto prima. Per capire come funziona questa tecnica, basta immaginare il caso contrario. Immagina un ragazzo che bacia una ragazza senza neppure toccarla. La prima cosa che penseresti è che è un bacio molto poco passionale, non è così? Esattamente! Per contro, un uomo che accarezza e aumenta la sua presenza fisica ecciterà una ragazza con molta più facilità. Questo perché una maggiore presenza fisica rivela un maggior coinvolgimento che, inevitabilmente, accrescerà l'eccitazione della ragazza che stai baciando. Per oggi abbiamo finito. Prima di scappare, hai già scaricato il report gratuito Seduzione, i 37 errori più comuni? Per scaricarlo puoi cliccare qui a lato o trovi il link anche in descrizione. Mi raccomando, è fondamentale che tu capisca dove stai sbagliando con le donne. È il primo passo per migliorare.